Cari internauti, bentrovati alla videorubrica 209 di oggi, giovedì 12 maggio. Il tira e molla tra il Parlamento e il Commissario. Ebbene, il disegno di legge di bilancio è stato impugnato, precisamente l'articolo 3,1, dal Commissario dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale. Erano passati 4 mesi per poter arrivare all'approvazione del bilancio e, nonostante questo, si è fatto in modo che venisse approvato negli ultimi 2 giorni utili rispetto alla scadenza e ancora una volta si è andato incontro alla censura da parte del commissario. In realtà, da parte degli uffici della regione c'è stata una certa soddisfazione perché si è visto che il commissario non ha stoppato quella norma che prevede il ricorso ai fondi FAS per finanziare i debiti della sanità, però la scure del commissario è caduta ed è caduta sempre per violazione dei principi della quantificazione, della previsione delle spese. Sostanzialmente la legge di bilancio, dice l'articolo 81 della Costituzione, non può stabilire nuovi tributi e nuove spese. Invece lo è stato fatto perché è stato inserito un capitolo per pagare gli stipendi del personale EAS, ex personale dell'ente Acquedotti siciliano. La questione è che anche è stato violato l'articolo 81 al quarto comma, che dice che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Quindi sostanzialmente è avvenuto, ha sottolineato il commissario nell'impugnativa, che non sono stati quantificati gli oneri per gli anni futuri rispetto a questa nuova voce che è stata inserita. Il discorso della violazione dell'articolo 81 della Costituzione è frequente da parte del legislatore regionale. In particolare di questo il Quotidiano di Sicilia si è occupato in un'inchiesta pubblicata nel 23 febbraio del 2007, per chi volesse accedere ai nostri archivi e volesse darne lettura, dove vedevamo come appunto scrivevamo nel 2007 l'articolo 81 della Costituzione è il più richiamato negli ultimi 5 anni da parte del Commissario dello Stato come il più violato. Ma insieme ci sono i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, oppure l'eguaglianza dinanzi alla legge, l'articolo 3. Quindi sostanzialmente una prassi per cui il legislatore regionale viola i principi della Costituzione, il commissario lo stoppa. Vi do appuntamento alla prossima. Grazie. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.